improvvisamente diventati piccoli piccoli. Aspetta, canetta. La canetta vuol salire. Vuol salire anche lei, ma non ce la fa. Ma dove siamo? Siamo in uno dei luoghi simbolo delle Langhe, ovvero Vero. Sia su una delle panchine giganti delle Langhe. Esatto, il progetto delle panchine giganti nasce a Clavesana, qui in Alta Langa, nel 2010, per opera di Chris Bangle, un designer, architetto, artista americano, che si è trasferito qui, ha preso la cittadinanza qui nelle Langhe e ha deciso di... La famosa cittadinanza langarola. No, in realtà l'idea... Certo, la danno a tutti, a te no. A me no. Nonostante io venga qui da anni e anni, non me la danno. Non te la danno? E, comunque, l'idea era quella di promuovere il turismo in questa zona delle Langhe meno conosciuta rispetto appunto alla Bassa Langa. Quindi, per capirci, no, qui non è Barolo. Sì. Da qui, però, è partito un progetto incredibile che adesso coinvolge tantissime zone, a tantissimi borghi anche fuori dalle Langhe. Vero, solo in Italia, tra l'altro, anche all'estero. Esatto. Ma noi cos'è che vogliamo farvi vedere? Vogliamo farvi vedere un po' di queste benedette panchine delle Langhe. Non tutte, perché ragazzi, sono troppe. Sono più di 100. Esatto, però ve ne facciamo, sì, non tutte nelle Langhe. No, non tutte, però, nelle Langhe, ma sono più di 100. Esatto, però ve ne facciamo vedere qualcuna. E si trovano però tutte in posizioni assolutamente spettacolari, così vi facciamo anche scoprire un po' questo territorio delle Langhe, soprattutto dell'Alta Langa, che è un po' meno noto ai più. Insomma, qua non ci sono i vigneti, ci sono tantissimi noccioleti. Sono e poi nocciole. C'è tanto, 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 tanto verde. Scusa, la tonda gentile delle Langhe, ragazzi, è tutta da provare. Scusa se poco. Ma va bene, e niente, vi portiamo in giro a farvi questo tour delle panchine giganti, se vi va. E se volete sapere di più, guardate qui sotto. Yeah. Il nostro tour parte dalla grande panchina verde di Arguello. Si tratta della panchina numero 11, installata di fronte a questo piccolo paese di soli 200 abitanti, che è uno dei più piccoli comuni italiani ed è noto come il paese del cuculo, perché non è raro sentirne il canto provenire dalle vallate circostanti. Eccola qua, la panchina numero 85, quella di San Benedetto Belbo, uno dei luoghi più iconici delle Langhe, dell'Alta Langa, anche perché qui sono ambientati diversi dei romanzi di Beppe Fenoglio, il celebre scrittore. Rimaniamo nei luoghi dove sono stati ambientati i racconti della Malora e del partigiano Johnny, perché a poca distanza dalla panchina gialla e blu di San Benedetto Belbo se ne trova un'altra, situata sulla spianata dell'Amore. Questa alle mie spalle è la panchina numero 16, quella di Niella Belbo, una delle più spettacolari dell'Alta Langa e che si incontra salendo verso Montezemolo. Devo dire che le panchine ormai sono centinaia, ormai questo progetto ha preso piedi anche fuori dalla Langa stessa dove è nato, però questa è una di quelle che sono assolutamente da visitare, perché da qui la vista è veramente impagabile. Qua la panchina arancione di Paroldo. Arancione si vede, sì. La panchina è un po' grossa, quindi non so quanto si veda, però va bene, siamo giù perché in realtà la cana non può salire sulla panchina. Vero. Quindi non siamo in questo momento seduti. Davanti a noi c'è un panorama meraviglioso, come con sempre, anche i campi di lavanda. Esatto, con anche sempre quando si tratta di panchine giganti. Basta, cos'altro dobbiamo dire? Che questa panchina qua è una delle panchine accessibili a tutti, quindi anche se siete anche con se la sedia a rotelle potete avere accesso a questa panchina, ed è stata installata qui nel 2017, quindi è già qualche anno, però ancora perfetta. Come sempre il sito del Big Bench, vi mettiamo anche l'articolo dove ne parliamo. E con il cappellino del lupo? Sì, perché siamo a Montelupo Albese. Nel frattempo la cana è arrabbiata perché non riesce a salire. Concludiamo qua il nostro viaggio tra le panchine giganti delle Langhe. Sì, e quale modo migliore, visto che questa è la panchina numero 100. Gira la ruota. Questa la capiscono solo in pochi. Sì, sono comunque più di 40 anni, esatto, credo. La panchina di Montelupo Albese, la prima panchina di Montelupo, è in una posizione molto bella, tra l'altro con anche tabulette da picnic qui, quindi magari una giornata un po' più fresca potete venire a fare il picnic, o ancora meglio aperitivo serale, non so se si possa, però penso di sì. Penso di sì, l'accesso è libero e non c'è nessuno. Esatto, che è uno dei requisiti delle panchine, in mezzo ai vigneti, posizione spettacolare, già che ci siete andate a fare una... Ma perché io non guardo mai in telecamera? Non lo so. Così. Perché non mi piace.
Comunque, io metto già che è solo così non si vede. Già che ci siete, potete andare a Montelupo, che è un paesino molto carino ed è qui vicino. Ci sono tutti i muri affrescati con le scene delle favole a tema lupo. Quindi, come avrete capito, le langhe sono bellissime. Esatto, andate in Altalanga. Meritano, che non solo a settembre, esatto, giusto? C'è l'Altalanga che è ancora tutto da scoprire e una buona occasione può essere quella delle panchine, visto che sono nate lì. E basta, e Clavesana, basta. L'abbiamo detto. Vabbè, no, l'abbiamo detto, forse diciamo. Sì, forse no. Ad ogni modo, il video finisce qui e quindi vi salutiamo. Lasciateci un like però. E scriveteci nei commenti cosa ne pensate. Vedremo di rispondervi. Esatto. Vi risponderà ovviamente la cane. Lupo. Bau. Il lupo. Ciao, ciao. A presto. Ciao. In compagnia del cane, siamo arrivati a Santo Stefano Belbo, non è vero.